Parola Flaminia Violati, direttrice operativa dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale, che ho citato all'inizio della mia introduzione e dove ho lavorato, quindi mi fa piacere ospitare Flaminia. A te. Buonasera. Dunque, io ho letto con interesse il documento di oggetto di questa serata e ho ascoltato con interesse anche tutti gli interventi, devo dire, veramente pieni di spunti e di cose interessanti. Direi che questo argomento dei servizi come base di democratizzazione e di coesione della comunità urbana è veramente interessante, diciamo, è anche il nostro oggetto del lavoro di tutto l'anno, quindi ovviamente siamo molto presi da questi argomenti. E diciamo che nella condivisione di questo lavoro, quello che sembra più interessante per avvicinare periferia e centro è proprio il discorso del trasporto, con tutte le riflessioni interessanti fatte da Paolo, precedentemente. Perché appunto i 15 minuti la città in 15 minuti, che è un concetto assolutamente interessante. Va bene per alcuni servizi, per altri diciamo che è anche più democratico avvicinare centro e periferia, ovviamente, specialmente a Roma, dove il centro è ricco poi di un impatto culturale diverso, che non è solo cultura contemporanea, ma è storia e identità. Dal punto di diciamo che ecco, io mi sono scritta appunti nel frattempo che le altre persone parlavano e diciamo trovo collegamenti con tante cose su cui avevo pensato anche di riflettere. E diciamo che forse vorrei partire dalla partecipazione dei cittadini, nel senso che quello che si vede è che nell'affanno dell'amministrazione spesso a raggiungere questa città così dispersa e nel fornire servizi in tutti gli ambiti, la partecipazione dei cittadini si vede anche come afflato dal basso, no? Dove i cittadini si occupano del quartiere, si occupano di partecipare proprio facendo comunità. E diciamo che questa partecipazione è poi sancita anche a livello della partecipazione proprio ai servizi a partire dalla finanziaria 2008 che ha previsto il coinvolgimento dei cittadini nei contratti di servizio. E quello che stiamo facendo come agenzia, oltre a diciamo, oltre ad aver istituito insieme all'amministrazione, cioè aver diciamo, dato il nostro supporto all'amministrazione che ha programmato un tavolo tecnico nel 2015 per coinvolgere i cittadini all'interno dei processi dei contratti di servizio. E quello che stiamo facendo adesso come sviluppo è di coinvolgerli anche facendo delle indagini per capire quali sono gli elementi di grande efficacia dei servizi cui i cittadini danno più importanza, che spesso non corrispondono con gli obiettivi standard dei contratti di servizio. A volte i contratti di servizio hanno una pluralità di indicatori e di obiettivi che non sempre coincidono con le priorità degli utenti. E quindi diciamo che noi in questo momento come agenzia ci stiamo occupando sia da un lato di svolgere le indagini di qualità erogata e quindi andare sul campo a monitorare i risultati prodotti dalle aziende e questo in vari ambiti che sono l'igiene urbana, dal punto di vista della pulizia e della raccolta dei rifiuti, alcuni servizi culturali, i servizi cimiteriali e sembra che diciamo, sulla spinta di un monitoraggio fatto in autonomia dall'agenzia dovremmo cominciare a fare anche un monitoraggio dell'illuminazione pubblica, quindi tempi di riparazione guasti e luminosità delle strade. Quindi questo messo in relazione, cioè, ovviamente i risultati di qualità erogata sono riferiti agli obiettivi contrattuali,
mettere in relazione il raggiungimento di un obiettivo con la soddisfazione della popolazione può anche dare indicazioni per i decisori per capire quando gli standard contrattuali sono adeguati alle aspettative della popolazione. Questo, diciamo, dal punto di vista dei dati e delle informazioni che possono essere poi utilizzati per la programmazione dei servizi. E, un'altra cosa interessante, pensavo a questa, diciamo, al tema importante della cattura del regolatore, quando l'amministrazione è contemporaneamente socio unico e regolatore di regolatore del servizio erogato dall'azienda, è che un monitoraggio fatto da un ente terzo attenua un po' questa portata e chiaramente ovviamente l'intervento delle autorità nazionali ancora di più qualifica questa affermazione. E per quanto riguarda ovviamente altro tema che trovo veramente fondamentale, quello di cui ha parlato Stella Marino, l'efficienza della macchina amministrativa, che è una macchina amministrativa molto grande che spesso difficilmente comunica, sto cercando di andare veloce, mi sono arenata. Il punto della macchina amministrativa e anche del va bene, della macchina amministrativa, scusate. E dunque, niente, per cui ecco, insomma, diciamo, è stato il documento. E pone tantissimi temi e quello che si vuole immaginare è appunto la condivisione di progetti per rendere i servizi la base appunto per aumentare gli investimenti e rilanciare la crescita della città. E forse se, diciamo, questo era un po' quello che... Ok, Flaminia, grazie. Sì. Devo dire che quest'ultima, la cosa che hai detto sul fatto che gli standard qualitativi nei contratti di servizio non necessariamente sono adeguati alle aspettative, alle esigenze dei cittadini, mi sembra un punto molto interessante da approfondire, perché appunto spesso si considerano quegli standard come se fossero adeguati, ma giustamente non è che sempre lo sono, e quindi anche nel rapporto tra comune, tra enti locali e aziende insomma, è un punto da approfondire. Sì, grazie mille per la tua partecipazione. Posso adesso, perché poi mi hai fatto se, ho 30 secondi, lo so che vai sì. No, il discorso del sì, che del tema dell'individuazione degli obiettivi contrattuali è poi appunto un tema che stiamo cercando di costruire insieme alle associazioni dei consumatori e di coinvolgere le associazioni anche nei monitoraggi della qualità erogata, che è un po', diciamo, l'anti qualità percepita, nel senso la percepita è legata alla soggettività, mentre l'erogata deve avere uno sfondo di oggettività rispetto agli impegni dell'azienda. Insomma, volevo dire che ecco, il tentativo di aumentare, di potenziare questo ruolo del cittadino come compartecipe della fruizione di servizi di qualità. Grazie. Grazie a te, molto importante. E appunto non a caso siamo partiti nel dossier proprio nell'introduzione dai dati del monitoraggio dell'agenzia, che è stata fatta anche durante i mesi della pandemia, quindi proprio a sottolineare l'importanza dei servizi pubblici anche in questi momenti.